but it's not the truth. Because every musician uses drugs, like weed and drink, like wine and everything, yes. And but people think it's like just for rock music and metal music and very hard music, like also jazz music. And not classical music. When people think about classical musician, I like serious musician. It's classical musician. But it's not the truth. And the name of this guy is Oliviero Zagolin. It's tenor, and he was in a theater before to make concert. He smoked weed. And I will tell you this funny history, but it's in Italian. Sorry. And it's my first time that I explain music, Italian music in English language. Perfect. Sorry. No, it's perfect. Cos'è successo al tenore Oliviero Zagolin? Che appena entrato in camerino ha fatto un tiro ancora lì. Buona questa, va buona, buona, buona. Perché la droga gira non solo dentro il rock, ma anche nella lirica. Si fanno certe canne che levati. E adesso voglio la spiegare alla signora Zagolin, incazzata nera, che suo marito in camerino, fuori come San Marino, perché la roba gira non solo dentro il jazz, ma anche nella lirica. Si fanno certe canne che levati, perché la vita è un pugno in faccia, un po' sgovuglio, un po' minaccia. Ti piace o non ti piace così, se la vita. Merci, je vous en prie. È stato anche un gran ciclista, Oliviero Zagolin. Sia scalatore che bassista, il tenore Zagolin. Ma il fiato no, non gli manca mai. Polmoni 5 o 6, polmoni per la lirica. Ma si fanno certe canne che levati. Perché la vita è un pugno in faccia, un po' scovuglio, un po' minaccia. Ti piace o non ti piace così, se la vie me si se vous en prie. Oh,